E per la rubrica Netflix ti consiglio di guardare Come far perdere la testa al capo. Lui è Charlie, lei è Amber. I due lavorano nello stesso edificio e sono gli assistenti di due stacanovisti, due personaggi di successo. Charlie lavora per un uomo che non ricordo più come si chiama e Amber lavora per una donna. Amber Harper. Sì, fondamentalmente sono soddisfatti del loro lavoro perché gli dà la possibilità di poter fare carriera, ma fondamentalmente si rendono conto che stanno solo lavorando e non hanno vita sociale. Non c'è niente che li possa appagare di tutti i sacrifici che stanno facendo, se non grandi promesse. Cosa succede? Un giorno, si mettono d'accordo, cercano di unire le proprie forze e decidono che è giunto il momento di far innamorare i loro datori di lavoro, ovviamente tra di loro. Quindi cominciano ad organizzare piccoli incontri, l'ascensore che si blocca, il kiss qualcosa, quello durante le partite dove compari tu e un altro in un cuore, vi dovete baciare, vabbè, quello. E la cosa funziona. Quindi i due cominciano ad uscire, a frequentarsi, ma allo stesso tempo anche loro cominciano a conoscersi. E tu dici: beh, ok, i due si innamorano, ma no, perché lui ha una pseudo fidanzata e lei conosce uno. Quindi io mi sono chiesta: ma l'amore allora si può manipolare? Sì, insomma, all'inizio il fatto che loro figurano come i due burattinai che tirano le fila di una pseudo love story funziona, ha un suo perché e soprattutto cioè, si vede che la cosa ha un seguito. Però in amore si sa che non tutto può essere manipolabile. È bello stare con l'altro, è bello conoscere l'altro, ma se non c'è quel qualcosa in più che ti fa venire voglia di conoscere a fondo l'altra persona e soprattutto ricordarti le piccole cose dell'altra persona, tipo il suo vino preferito o il suo posto preferito, piccole cose, non si può definire amore, sostanzialmente. Però i due hanno bisogno di far carriera e soprattutto hanno bisogno di una vita sociale e quindi mi sono anche chiesta, ma quanto il gioco vale la candela? Cioè, ok, io voglio far carriera, ma posso rovinarmi l'esistenza solo per il lavoro? Enorme punto di domanda, perché ok, lavorare è importante, soprattutto essere soddisfatti del proprio lavoro e soprattutto cercare di fare carriera nell'ambito lavorativo che si è scelto. Però uno non si può ammalare di lavoro. E quindi questa cosa di dover manipolare una pseudo storia d'amore, cercare perlomeno di farla nascere, è fondamentale per i due e io l'ho appoggiata e tifavo per loro. E allo stesso tempo però tifavo proprio per loro due, cioè mi piacevano e quindi quando li ho visti che avevano ognuno una relazione con un altro, un po' ci sono rimasta male, ma devo dire che questa è una commedia davvero divertente, è una commedia sdolcinata ma non troppo, è una commedia romantica riflessiva. È una commedia tipica delle commedie americane e è una commedia che comunque mi ha lasciato quella beatitudine nel cuore. Cioè io mi sono guardata 1 ora e 40 di film, sì, o di più, vabbè, comunque mi sono guardata più circa 2 ore di film. E me li sono guardati proprio così, piacevolmente.
Quindi questa è una super commedia che io ti consiglio, anche perché l'estate. L'estate è fatta di commedie romantiche, cioè o commedie romantiche o gialli, diciamocelo. Io non ho ancora idea di cosa guarderò poi, anche se nella mia wishlist c'è un po' di roba che vorrei vedere. Non so ancora se depennerò qualcosina, perché vorrei guardare qualche serie TV, quello sì, però non ho mai il tempo di seguirle e quindi non so, cioè non ho ancora recuperato la seconda stagione di Anna, capiamoci. Comunque questa appunto è una super mega commedia che io ti consiglio di vedere perché è carinissima. Loro poi sono troppo carini, cioè loro, lui la dolcezza fatta persona, lei è imbranata ma simpaticissima e soprattutto arguta. Vuole fare la scrittrice, ma sostanzialmente non ha mai scritto niente perché appunto ha sempre leccato i piedi e seguito quello che doveva fare per quell'altra. Lui vuole far carriera e ad un certo punto si piega anche al non ammettere certe cose pur di seguire il proprio sogno, accorgendosi poi però che non bisogna proprio annullarsi totalmente per raggiungere i propri sogni. A volte bisogna lottare per i propri sogni, ma senza calpestare nessuno. Io questo continuo a dirlo. Ok? Quindi, commedia che ti consiglio, io spero di trovare anche il DVD su Amazon e in caso te lo linko sotto, altrimenti vabbè, Netflix, ragazzi, sappiamo che è un pozzo. E basta, io spero che tu questa commedia non l'abbia ancora vista. Se non l'hai ancora vista, fammi sapere. Se l'hai già vista, fammi sapere qui sotto se ti è piaciuta. Bene, dopo aver cianciato come al solito di tutto e di niente, ti mando un enorme bacione e ti do appuntamento al prossimo video.